Presidente, presidente. Allora, io ho un'opinione sulle piastrelle che si sono fregate a Roma. Non è che abbiano fatto un gesto contro il popolo ebraico, perché non ha senso, è una cazzata. Uno che va di notte con lo scalpello a fregarsi le piastrelle deve essere un coglione, le vende per tappare due soldi. Cruciani, se tu vieni in cimitero a Mestre, ogni giorno chiavano vasi di rame, chiese, chiavano tutto, ti rubano tutto, ti chiavano tutto. Per mangiare, perché sono dei pezzi di merda, hanno fame, rubano tutto, mangiano tutto, non c'è più vita per un cazzo di nessuno. Non è che sia l'antisemitismo, che cazzo se ne frega dell'antisemitismo che è passato 50 anni, 70 anni, 100 anni, sappiamo quello che è passato il popolo ebraico, abbiamo tutti quanti attribuito degli elogi, delle cose, questi si fregano perché le piastrelle dorate non devono metterle giù, perché se le chiavano, come si chiavano tutto, perché ogni cosa ha un business, è una merda, tutto un business, chiamano tutto, che inculano anche la pensione, mi hanno calato 4.000 euro di pensione e dopo me l'hanno dato indietro come un bonus, ti do indietro il borso di 4.800 euro, pezzi di merda, erano soldi miei che ho pagato i contributi di una vita che ho lavorato a 16 anni, che cazzo mi date il bonus indietro, pronti in culo, chiamano tutto, che inculano, chi caccia i soldi qua?